Ciao, sono Erika, sono insegnante di Pilates e la mia missione è aiutare tutte le donne che hanno poco tempo a disposizione ad allenarsi da casa con il Pilates in soli 20 minuti al giorno per migliorare la forma fisica, sentirsi forti, energiche e con una mente rilassata. Oggi è il quarto giorno della sfida Pilates Abs Challenge e ci concentriamo sull'attacco al core, quindi forza ed energia al centro del corpo. Non resta che srotolare il materassino e iniziare. Per questa lezione partiamo in piedi, in fondo al materassino, piedi paralleli, ben piantati a terra, senti la spinta che ti fa crescere verso l'alto, risucchiare leggermente l'addome e sentiti espandere in tutte le direzioni, lateralmente, verso l'alto, radicati verso il basso. Inspirando, porta le braccia verso il soffitto, cerca di allinearle alle orecchie, crea spazio tra una vertebra e l'altra allungando la schiena. Ed espirando, attiva il core, srotolati pian pianino verso terra come se ti staccassi da un muro lentamente. Scivola verso il pavimento. La testa è pesante, lo sguardo oltre le cosce. Inspirando, porta solo le braccia verso il soffitto. Sentirai che ti si apre il torace. Espirando, le braccia scendono nuovamente, il cuore è sempre attivo. Srotolati dal basso verso l'alto. Se senti l'esigenza, puoi farlo piegando leggermente le ginocchia e ritorna alla posizione di partenza. Inspira allungandoti verso l'alto e espira. Srotola una vertebra alla volta, scendi verso il pavimento. Inspirando, braccia verso l'alto. Scendi ancora un po' di più verso il pavimento con la testa e srotolati nuovamente, roll up, risalendo. Lo facciamo un'ultima volta, inspira. Espira, roll down, scava nel tuo addome e dai la spinta al tuo busto per scendere verso terra. La corona della testa vuole cercare il pavimento e sulle braccia. Espirando, risali. Ricostruisci la tua colonna vertebrale, forte e flessibile, ed ora scendi verso terra. Questa volta appoggia le mani a terra, se ne hai bisogno, piegando anche le gambe, e passeggia in avanti 4-5 passi fino ad arrivare in plank o in mezzo plank. L'importante è sentire sempre il core attivo. Da questa posizione esegui un push-up, piega i gomiti, falli rientrare vicino al corpo, spingi lontano il pavimento e poi posizione del bambino. Espirando, riprepararti, push nella posizione di plank o mezzo plank. Inspira, resta. Espira, esegui push-up mantenendo le scapole stabili, spingi verso il basso le tue scapole, spingi verso l'interno l'ombelico e posizione del bambino, stiracchiando la colonna vertebrale. Di nuovo, espira, inspira, mantieni, espira, push-up, piega e spingiti lontano. Arriva fin dove riesci ad avere sempre il massimo controllo del tuo movimento, mai andare oltre. Poi rilassa i piedi, vai a srotolare la colonna vertebrale, risalendo anche col bacino, staccandolo dai tuoi talloni. Porta le braccia all'altezza delle spalle, coi palmi che guardano verso il basso. Inspira. Ed espirando attiva il core, i glutei, risucchia il perineo e inclinati indietro nella posizione del cardine. Inspira per ritornare. Fai attenzione a non far scendere il bacino verso i talloni. Devi creare una linea unica dalle ginocchia fino alla corona della testa. Se senti il peso nella zona lombare vuol dire che hai mollato l'addome, quindi ricordati di mantenerlo sempre attivo e risucchiato verso l'interno. Espira, probabilmente sentirai gli inguini che si allungano, le cosce anche. E torna. Espira. E torna. Rilassa la posizione. Ed ora vai a posizionarti lateralmente nel plank laterale, appoggiata sull'avambraccio col gomito sotto la spalla. Puoi fare plank laterale con le gambe distese oppure con un ginocchio piegato nella variante un pochettino più soft.
In ogni caso, braccio verso l'alto, piedi a martello con i talloni attivi, sempre scapole attive e respira profondamente. Senti che crei sempre più spazio tra il materassino e il tuo corpo. Se senti il peso vuol dire che stai mollando, quindi piuttosto appoggia un ginocchio a terra, ma sentiti leggera. E se vuoi ancora più sforzo, se sei già molto allenata, puoi provare a staccare anche la gamba che sta sopra, immaginando di appoggiarci sopra tanti bicchierini da tenere in equilibrio. Per 3, 2, 1, appoggia, rilassati. Wow! Da qui vai a sdraiarti a terra. Porta le gambe a tavolino. Punte dei piedi tirate ed espirando distendi le gambe a 45 gradi, anche lasciandole leggermente separate, non è un problema, ma arrotonda il busto e inizia a fare under. Inspiro, espiro, in, out, 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 ultimo, e abbraccia le ginocchia. Non mi abituerò mai a questo esercizio. Plank laterale sull'altro lato. Il gomito è sotto la spalla, mano ben aperta a terra, eventualmente un ginocchio piegato oppure piedi a martello forti. Quando sei pronta, sali col bacino. Inspira. Espira. Inspira. Espira. Inspira. Espira. Inspira, espira e scendi. Siamo addirittura d'arrivo, andiamo a metterci a quattro zampe, ginocchia leggermente separate, punta i piedi a terra, sistema sempre le mani sotto le tue spalle. Quando sei pronta, stacca di un centimetro o due le ginocchia da terra, mantenendo la schiena forte e piatta, attenzione a non tenere la testa pesante. Quindi in per prepararti, allunga la schiena, out, stacca le ginocchia per 5, 4, 3, 2, 1, appoggiale delicatamente a terra inspirando, espira, stacca, 5, 4, 3, 2, 1, inspira, ancora stacca, 5, 4, 3, 2, spinge lontano il materassino e torna, l'ultimo, 5, 4, 3, 2, 1 e appoggia, posizione del bambino per un respiro. E vai a srotolarti per metterti nella tua postura migliore. Anche l'allenamento di oggi super tosto è andato a buon fine, mi auguro. Quindi ricordati di lasciare un commento qua sotto se l'hai eseguito, dicendomi un po' com'è andata, e ricordati che se non l'hai ancora fatto di iscriverti al mio canale se trovi i miei contenuti interessanti, così potrai rimanere sempre aggiornata. E ci vediamo al prossimo video. Grazie.